Questo l'emozionante saluto dei colleghi nel cortile del comando provinciale di Arezzo, schierati tutti i mezzi di soccorso con lampeggianti e sirene accese. È stato infatti l'ultimo turno di lavoro per il vicecomandante Marcello Tiezzi, adesso ufficialmente andato in pensione dopo una carriera iniziata ben 33 anni fa. Chi ha avuto modo di lavorare con lui e me, come tutto il personale del comando di Arezzo, come tutti i colleghi della Toscana, ha potuto constatare una straordinaria umanità, una grande competenza, una disponibilità all'ascolto verso gli altri. Quindi i servizi che il Comando dei Vigili del Fuoco ha erogato ai cittadini di Arezzo sono merito suo, merito del suo impegno, della sua dedizione, ed è per questo che noi oggi gli rendiamo gli onori che merita. 33 anni di carriera sempre in prima fila nelle grandi emergenze. Le difficoltà in senso di emergenza, qui sono stati i terremoti che sono venuti all'inizio degli anni 90, le minacce di alluvione dell'Arno del 92 e del 93, e l'intervento più particolare che ho vissuto, non tanto per la difficoltà, ma per quello che ha rappresentato, è quando saranno stati, insomma, 20 anni fa, quando una cisterna contenente un liquido infiammabile tossico si è ribaltata in autostrada proprio il giorno dell'esodo, e file immense, quindi con tutte le difficoltà che ne comportavano. E quindi sono momenti, io ho detto prima, perché il nostro lavoro richiede di prendere decisioni rapide e mantenendo la sicurezza e non sbagliando. Non si deve sbagliare quando si prendono certe decisioni, è da parte anche bello.